che aveva speso il denaro pubblico per sé, lui voleva che il popolo di Roma godesse dei soldi, delle conquiste militari. Tant'è vero che lui requisisce dalla Domus Aurea tutta la collezione di arte privata di Nerone, che Nerone aveva fatto venire direttamente dalla Grecia, e la espone nel Foro della Pace, affinché il popolo potesse goderne ogni giorno. E crea, se guardate in pianta, vedete che da questo lato, allora il foro è creato con i fori sono sempre una grandi, i fori imperiali, sono sempre una grande piazza rettangolare porticata e su uno dei lati brevi c'è una sorta di sporgenza all'interno della quale c'è un tempio e al centro del foro generalmente c'è una statua equestre dell'imperatore. Questa è un po' la tipologia, uno schema ripetitivo. Il Foro della Pace ha quindi qui il tempio della pace, della dea pace.